Io non so se potete leggere la mia espressione in questo momento, ragazzi, ma si trova tra l'enormemente deluso e il fortemente incazzato. Perché sinceramente un po' me l'aspettavo che il day one di questo gioco sarebbe stato un po' problematico per il discorso degli FPS, visto che l'avevamo raccontato, comunque ve l'avevo già accennato nei video scorsi. Però sinceramente non mi sarei mai aspettato da Capcom una formula di business legata alle microtransazioni pay to win per un gioco single player. Io non so che cosa dirvi, onestamente, e onestamente vorrei davvero sapere la vostra, ragazzi, qua sotto nei commenti, per quanto riguarda la situazione attuale, che spero si possa risolvere in tempi abbastanza brevi. Comunque, prima di entrare nel vivo del video, vi volevo leggere la notizia del giorno. Dragon's Dogma 2 stroncato dai giocatori, forti critiche per microtransazioni e performance. Le recensioni su Steam sono molto negative. Partenza in salita per Dragon's Dogma 2, il nuovo action RPG di Capcom disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X ed S e PC, è stato accolto con oltre il 60% di recensioni negative su Steam, a causa della presenza di microtransazioni pay to win, tecnologia di nuovo e pessime performance, che al momento rendono quasi impossibile giocare con 60 FPS stabili. Capcom si è già attivata per risolvere almeno quest'ultimo problema. Ragazzi, almeno quest'ultimo problema. Io vorrei farvi presente, ragazzi, che questo gioco attualmente si trova su console, su PlayStation 5, a 80 euro nella versione deluxe, se non sbaglio, 75 la versione standard, e si trova in digitale a un prezzo di 65-75 per la versione deluxe, o comunque non mi interessa. Sono prezzi allucinanti per quello che offrono, per lo stato cui si ritrova. Io non ho parole, letteralmente. E hanno avuto il coraggio, allo stato attuale, di rilasciare il gioco in queste condizioni. Ci tenevo a fare questo cappello introduttivo, visto considerato che le informazioni che girano sono abbastanza critiche, soprattutto perché volevo sapere da voi, ragazzi, se vi interessava vedere su questo canale altro contenuto per Dragon's Dogma, vista la situazione. Comunque, fatemelo sapere nei commenti. E adesso andiamo alla parte tecnica, cioè il clou del video. Ed eccoci qui, ragazzi, siamo su Dragon's Dogma. Come vedete, ho attivato un'impostazione per leggere gli FPS, ce l'ho tra parentesi anche su Steam, così potete vedere anche voi quanti FPS faccio. Andiamo allora a caricare l'ultimo salvataggio, così iniziamo il gioco e vi faccio vedere come va, come si presenta allo stato attuale. Poi vi mostro anche la configurazione da adoperare qualora decideste di modificarla in funzione ovviamente di un miglioramento del gioco, per quanto si possa chiamare tale. Vorrei ricordarvi, ragazzi, che il miglioramento avverrà nel momento in cui Capcom si deciderà a pubblicare delle patch correttive, perché allo stato attuale è infattibile la cosa. Come potete vedere a schermo, mi trovo in questo accampamento. Ho scelto proprio questo punto, ragazzi, perché ci sono tanti NPC e quindi è più facile valutare l'effettiva fluidità del gioco. Mi trovo a 56-55 fotogrammi al secondo. Adesso ho la telecamera fissa, non mi sposto da qui. Adesso la giro leggermente, comunque vedete che il frame rate è instabile, ma quantomeno superiore rispetto all'esperienza di gioco che ho avuto proprio ieri notte. Ieri letteralmente mi sanguinavano gli occhi, ragazzi, avevo dei frame drop da 30, 40, 50 con delle leggerissime punte a 52, ingestibile questa cosa. Comunque, per vostra informazione, vi ho lasciato in descrizione la configurazione del mio PC, in modo tale che vi possiate fare un'idea del mio setup. Ma bando alle ciance, adesso andiamo nelle impostazioni di sistema del gioco, nella parte dedicata alla grafica, per vedere che cosa ho fatto. Allora, la qualità grafica, ovviamente personalizzata, qui in grigio non la posso modificare, sono a schermo intero, 1920x1080, quindi in Full HD, a 60 Hz, frame rate massimo a 120, lo so che non ci arriverà mai a 120, però almeno lo tengo fino a 120. Sincronizzazione verticale attiva, risoluzione dinamica attiva.
A questo punto, ragazzi, io vi dico, se avete a disposizione un Nvidia GeForce, adoperate tranquillamente il DLSS, impostatelo su qualità e la seconda opzione del Reflex Low Latency attiva. Io attualmente sto adoperando il Fidelity FX Super Resolution 3 perché ho un Intel Arc A770, quindi il DLSS non lo posso leggere, e lo tengo in performance. La definizione dell'upscaling la tengo su 4 punti, proprio qui. Rendering progressivo, qualità dell'immagine la tengo a metà strada. Ray tracing ovviamente disattivato, ci mancherebbe. Occlusione ambientale attiva. Anti-aliasing, questo è di default, non penso si possa modificare. Riflessi disattivati. Qualità delle mesh basse. Filtro texture medio, trilineare. Qualità delle texture alta, cioè alta al minimo, nel senso era giusto per avere un minimo di qualità dell'immagine. E poi per il resto abbiamo la definizione dei fili d'erba, la qualità degli effetti pesanti, qualità delle ombre basse, mentre la cache delle ombre l'ho tenuta attiva. Poi ombre prospettiche disattivate, motion blur, bloom, profondità di campo e lens flare attivi. Poi abbiamo la distorsione della lente sì con aberrazione cromatica, e traslucenza disattivate, qualità dei movimenti bassi. Queste, ragazzi, sono le impostazioni che tengo in game. E adesso vi faccio vedere come va. Adesso facciamo un giretto qui nell'accampamento solo per farvi vedere come si comporta il gioco. Non farò nient'altro, anche perché già mi prudono le mani a vedere gli FPS che scendono in questo modo. Comunque guardate, sono a 50 adesso, 55, 58, 60, a questo punto era 60, poi droppa, scende 50, 50, 50, 48, guardate, qui ad esempio c'è una concentrazione maggiore di NPC, il frame rate si abbassa. Poi qui idem con patate, qui addirittura scendiamo a 48, era anche a 46. Faccio fatica a star dietro agli FPS perché variano continuamente, quindi una cosa veramente scandalosa, è vergognosa, ragazzi, è veramente vergognosa. Però vi dico, con queste informazioni che vi ho dato, con queste impostazioni, sicuramente potrete raggiungere un ottimo compromesso tra qualità e performance migliore rispetto alle impostazioni base che ad esempio io ho avuto nel momento in cui ho aperto il gioco. Andavo a 40 fps, non di più, vi giuro ragazzi, non facevo più fps di così. Addirittura qui 38 37, ad esempio qui c'è un campo lungo con c'è un campo più che altro in cui sono inclusi, ci sono tanti NPC, guardate che roba, qui addirittura scende a 38, qui addirittura scende, qui siamo a 40 41, adesso mi sposto, guardo di là che non c'è niente, siamo a 60, vabbè. Qui addirittura è molto più fluido, qui invece è un disastro totale. Disastro totale, ragazzi. Beh, ragazzi, che dirvi? Quello che posso fare, quello che si può fare allo stato attuale è questo. Di altro non lo so. Non lo so, onestamente. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se avete riscontrato gli stessi problemi, se magari non ne avete. Buon per voi in questo caso. Ad ogni modo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ragazzi, e questo è tutto per il video di oggi. Spero che in qualche modo questa guida vi sia servita. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi, insomma, già lo sapete, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.